Salve a tutti bolidi, io sono Obogul e vi do il benvenuto in un nuovo video sul mio canale. Come mai, Obo, stai facendo la recensione della puntata di Attack on Titan che è uscita, anzi sarebbe dovuto uscire mercoledì, proprio oggi che è sabato? Amici miei, noi in ogni caso l'abbiamo vista la puntata, martedì, ve l'ho detto. Abbiamo vista in live su Twitch. Martedì prossimo uscirà quella di questa settimana più la nuova, noi però faremo il video analisi già su quella nuova, con magari gli ultimi minuti di questa qui che sono mancati qua. Oltre a questo voglio ricordarvi che in questo momento è attivo un sondaggio nella tab community del canale per quanto riguarda il video di domani che dovremmo portare su Hytale. Sono indeciso se portare o un'analisi dei biomi o per quanto riguarda diciamo la parte online, server, multiplayer, minigames e roba così. Volevo vedere anche la vostra opinione. Nel caso voleste comunque dirmi cosa ne pensate, avete il sondaggio nella tab community. Adesso vi lascio chiaramente la parte dove riassumiamo la puntata e ci rivediamo poi dopo alla fine con i saluti finali. Allora, si potrebbe dire che l'episodio è stato particolarmente interessante per tipo tre episodi, nel senso, cioè, episodi, per tre cose che sono successe all'interno dell'episodio, per meglio dire. Dunque, la prima di esse la vediamo proprio all'inizio, ovvero nella sorta di, diciamo, discussione che hanno avuto Armin, Mikasa, Eren e Gabi. Ma Gabi, vabbè, Gabi è diventata un soprammobile perché non gli interessa niente a nessuno di quello che ha da dire lei a riguardo della situazione generale in cui ci troviamo in questo momento. Tuttavia, Eren ha spiegato un concetto molto importante, il motivo per cui sta facendo questo, ovvero la libertà. Lui si sente libero, lui agisce da persona libera, differentemente da quello che possono fare Armin e Mikasa. Armin, in primo luogo, è sicuramente indottrinato dai ricordi di Bertold ed è per questa ragione che continua imperterrito ad andare da Annie, a trovarla, a parlare. Infatti lui stesso, Armin, non capisce il motivo per cui va da Annie, non c'è di base, non lo capisce, sente solo che lo calma, come abbiamo visto anche nella puntata scorsa che abbiamo analizzato bene. Questo è proprio, confonde moltissimo Armin di per sé. D'altro canto invece Mikasa, perché non è libera? Lei vive, ok, la sua vita cercando di proteggere qualcuno, in quanto gli Ackerman, ci viene proprio detto, spiegato effettivamente all'interno della puntata, che loro vivono per servire il re, o quantomeno vivono per servire la figura che tiene la coordinata, oppure una figura importante per loro. In questo caso Mikasa segue Eren, lo protegge dall'episodio che abbiamo visto con la sciarpa. Da lì lei ha capito che Eren sarebbe stato il suo faro nella tempesta, qualcosa che non sarebbe mai potuto cambiare. Quindi in lui Mikasa ha visto un punto fermo, qualcosa che avrebbe dovuto proteggere, perché senza di lui lei sarebbe persa completamente. Questo di fatto per Eren è la definizione perfetta di in libertà. È un termine che non esiste, in libertà. Lo creo io, hashtag in libertà. Ovvero che tu vivi la tua vita solo in favore della vita di un altro. E quindi in questo caso Eren. Di fatto non è libertà, è proprio l'antilibertà sta roba. E in questo caso però Mikasa si sente molto male dalle parole di Eren. Proprio non resiste. Piange, si sfoga. Armin, sentendo questo, sentendo prendere a male parole l'amica dallo stesso miglior amico che ha, quindi Eren, si arrabbia con lui, lo mena, ma nel mentre cerca di menarlo Mikasa conferma esattamente quello che ha detto Eren, ovvero che lei inconsciamente deve assolutamente proteggere Eren. Lo fa a priori, proprio come una macchina, non ha la possibilità di dire no, sto sbagliando, almeno ce l'ha dopo che si è resa conto di quello che ha fatto, ma lei è così, proprio uno schiocco di dita, lei parte, lo fa in automatico, non può farci niente. Tuttavia però sappiamo che comunque in questa discussione Eren ne esce vincitore, non puoi dirgli assolutamente niente. Lui mena Armin, Mikasa rimane così non so neanche chi sono, perché cosa sto facendo, c'è Eren, perché mi dici questo? Gabi, ripeto, è ancora probabilmente alla puntata scorsa perché si è frizzata lì in un angolo. Successivamente abbiamo la parte più divertente della puntata, divertente visivamente parlando, perché quella che ti emoziona di più, dove si vede chiaramente Levi che è fantastico, lui combatte contro tutti i giganti che abbiamo visto all'interno anche del trailer di annuncio, che sono tutti i suoi compagni. E anche qui volevo portare l'attenzione un attimo dello spettatore sull'episodio che sta vivendo Levi. Allora, di base calcolate che quei titani lì che sta affrontando sono, cioè,
già morti. Non c'è motivo che per cui siano una minaccia effettivamente per Levi, ma perché è così triste? Ancora una volta, ancora e ancora e ancora e ancora, deve ammazzare, deve affrontare, deve distruggere i suoi amici che per una ragione o l'altra sono morti, sono diventati in questo caso dei titani. La bellezza del personaggio di Levi è questa, secondo me. A me è che lui sia fortissimo, non me ne è mai fregato praticamente niente. Cioè, a me del personaggio di Levi piace più che altro la profondità narrativa che ha in questi sguardi. Nonostante lui sia molto apatico, i suoi occhi dicono il contrario. Cioè, nel senso, è difficile da spiegare. È un po' come Itachi. Cioè, Itachi Uchiha, nel senso, è bellissimo, ma non perché è forte, ok? Perché è forte, va benissimo, però è la ciliegina sulla torta. La torta in sé è proprio la personalizzazione di questo personaggio. Scusatemi il gioco di parole che è stata scelta proprio nella character design dal mangaka stesso. Stesso per Levi, il quale dovrà affrontare in uno scontro corpo a corpo, non lo so, uomo titano contro Zeke, che come sappiamo scappa perché vuole ricongiungersi ad Eren. Bellissimo anche lo scontro che ha avuto contro di lui, nel senso tra Levi e Zeke, e si conclude chiaramente come un 3-0, perché insomma vabbè, la prima l'abbiamo avuta a Shiganshin, la seconda l'abbiamo avuta a Liberio, la terza ce l'abbiamo avuta qui. Mi è piaciuto tanto perché sembra proprio che l'abbiano rifatto a livello proprio di pelo, hanno deciso proprio di renderlo molto più figo, molto più realistico, quasi più basato sulla stagione 2. Io ho sempre criticato il Titano Bestia per quanto riguarda la sua CGI, che non è che mi sia piaciuta più di tanto. Le altre erano molto belle degli altri titani, quindi per me potevano anche rimanere tali, forse vabbè con qualche miglioria tecnica, ma di fatto il Bestia era quello che mi piaceva meno. Qui però vedo che è stato cambiato, è stato reso già più simile alle scorse stagioni, ma di fatto comunque molto bello, mi è piaciuto tanto. Ripeto, lo scontro è molto figo, mi è piaciuto anche tutte le varie scelte, le varie strategie di Levi, quella di tagliare i rami per mimetizzarsi bene col mantello, non essere sgammato dal Bestia, ma vabbè, ripeto, povero Zeke, che non poteva competere con Levi, dai, diciamolo. Poi era anche, immaginate che Levi avesse giocato la carta magia terreno, e se stessimo parlando magari di Yu-Gi-Oh! In questo caso, ed era super potenziato anche da questo, perché diciamo che il territorio era molto favorevole per quanto riguarda il meccanismo di manovra tridimensionale, perciò anche lì, insomma, la situazione è quella. Per quanto riguarda invece la fine della puntata, abbiamo il nostro Flock che interviene durante l'addestramento, diciamo il discorso motivazionale di Kit Sadis alle nuove leve che sappiamo adesso sono diverse dalle leve che abbiamo visto dei soldati nelle prime season, che insomma adesso il tempo è cambiato, le motivazioni pure, adesso Eldia è una nazione autoritaria, è una nazione che comunque punta tanto alla conservazione della nazione stessa. Molte persone vogliono effettivamente Eren al comando di questa nazione, perché Eren vuole portare Eldia allo stesso livello, se non superiore, alle altre nazioni del mondo. Quindi si tratta anche l'argomento della politica con estrema intelligenza in questo anime, mi è sempre piaciuto molto anche questa cosa. Qui vediamo che comunque Angie è arrestata, non se la passa bene, la situazione non è favorevole, insomma vabbè. Poi ripetiamo, la puntata si conclude qua perché come abbiamo visto si è un terremoto, quant'altro, casini vari, però comunque mi è piaciuta nel suo insieme. Bisognerà vedere cosa decideranno di mantenere nella prossima, perché può essere che vediamo, insomma, in ogni caso Questo è il mio nuovo ufficio, tra l'altro, per chi se lo fosse chiesto, e chi non fosse mai venuto in live. Siamo nella Obo Tower, all'interno della Obo Land, ma vi spiegherò bene con un video dedicato, non vi preoccupate. In ogni caso, la puntata l'ho trovata abbastanza interessante. Come detto, e abbiamo anche analizzato nella parte del riassunto, alcuni elementi sono stati rivisti dal punto di vista tecnico, come il Titano Bestia. Questa cosa mi è piaciuta molto. Mi è piaciuto tanto anche la parte dove Eren ha esposto veramente la sua opinione per Armin e Mikasa. Ora noi non sappiamo se effettivamente lui pensi realmente questo o lo faccia proprio per allontanare questi suoi amici. Non sappiamo se effettivamente Mikasa era, diciamo, comandata involontariamente per proteggere Eren oppure lo amasse veramente. Questo, ripeto, noi non lo sappiamo. Forse la verità sta nel mezzo. Come abbiamo visto, gli Ackerman sono una famiglia abbastanza particolare. Da qui in avanti tutte le puntate avranno un escalation pazzesca. Non so cosa faranno dopo
questa prima parte dell'anime, se faranno un film o una seconda parte, lo stanno tenendo segreto. Appena ci saranno delle informazioni vere e proprie ve le dirò. Noi ci rivediamo nel video di domani alle 14.30. Vi ringrazio per essere stati qui con me. Da qui a Bugole è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video o in una prossima live. Ciao a tutti, bolidi. Ehi, ciao ragazzi, grazie per essere arrivati fino alla fine del video. Sapete che qui ne potete trovare altri, vero? Ciao a tutti, bolidi! Alla prossima, dal pelatone più potente che ci sia.